Salve fanciulli, come state? Allora, quest'oggi finalmente dedichiamo del tempo con molta calma a noi realizzando un interattivo a due varianti e andiamo a chiedere alle nostre carte, quindi alle nostre varianti, qualcosa relativamente ad una persona che non vede l'ora che arrivi il giorno di San Valentino per fare qualcosa o per dire qualcosa, per cercarti comunicare o comunque farti giungere un qualche messaggio da parte sua. Non lo sappiamo. Rimaniamo un attimo sul generico per interrogare le carte, però è ovvio che cercheremo prima di inquadrare quantomeno il ruolo di questa persona. Potete scegliere con calma. Qui in basso nell'info box trovate i tempi, inoltre trovate la mia email per i consulti personali. Io vi ringrazio, lasciate pure i commenti, mi fa sempre piacere leggervi. E vi ringrazio anche per seguirmi con i video brevi, sono molto carini, che danno delle risposte immediate che a volte possono anche piacere a chi ha meno tempo o meno voglia di ascoltare un'intera variante. Bene, io direi di cominciare, possiamo partire proprio dalla variante numero 1. E utilizziamo l'oracolo del Danubio per cercare di comprendere un attimo il ruolo di questa persona nella vita di chi sta ascoltando. Di chi stiamo parlando? Wow! Del nostro Narciso, è inutile. Chi mi segue lo sa che questo oracolo e nello specifico questa carta parlano ed è dedicato l'oracolo e questa carta nella sua simbologia alla figura del narcisista, perché in qualche modo bisogna pur destinare delle lame a delle risposte precise quando si vogliono fare delle domande particolari e voi sapete che il Gran Signore è proprio colui che mette se stesso al centro del suo mondo e quindi del mondo, perché non esiste un altro mondo oltre me. Inoltre è un personaggio che compare, riappare, scompare, si ripresenta, sparisce in base a quanto si è effettivamente abbuffato della vostra, della tua energia. Quando il serbatoio inizia a svuotarsi, ecco che il nostro Narciso si rende conto che in fondo tu non gli stai dando abbastanza. E allora che fa? Ti fa il favore di avvicinarti nuovamente, ti mette nella condizione di poterlo di nuovo ammirare, amare, ricaricare. Ecco, vediamo un po' che cosa vuole questo personaggio. Prendiamo una carta da questo mazzo, però poi cerchiamo anche di comprendere se tra di voi in questo momento c'è una fase di serenità, per quanto lo si possa, o una fase di attrito. Quindi questa persona è presente ora nella tua vita o effettivamente sta tornando a bussare alla tua porta e quando ci sono delle occasioni, figuriamoci poi San Valentino, soprattutto se c'è stata già la svalutazione e lo scarto, sicuramente che fai? Non ti presenti di nuovo con un'ondata di corteggiamento per rilegare a te qualcuno, qualcuna che si stava ormai svincolando e magari in questo San Valentino orientata verso nuove conoscenze? Allora, iniziamo con il nostro 10 e il nostro 10 di Pentacoli da un bellissimo drago addormentato sul suo tesoro. Quindi abbiamo un guardiano, qualcuno che sta riposando e nello stesso tempo sta proteggendo qualcosa che ha valore. E mi sono ben nascosto. Quindi forse il nostro Narciso, in un modo o in un altro, non riesce più a vedere quello che fai. Tu potresti effettivamente esserti negata e quindi anche in un certo qual modo protetta. Io proteggo non tanto i miei averi quanto il mio valore, quindi poi indirettamente io che cosa sto facendo? Sto proteggendo me e allo stesso tempo mi sono sottratta ad una guerra, quella che ho fatto fino un attimo prima con te. Sono in una fase di recupero delle forze, non ti arriva la mia energia perché in realtà ho capito che devo dedicarla a me stessa. Quindi voi siete lì, che vi state riposando, ricaricando, avete accumulato quello che non avete più inviato a questo individuo, perché capiamoci, sia che si tratti di pensieri positivi, sia che si tratti di agitazione, ansia, malessere, sofferenza e stress, il tutto si traduce in una vibrazione. Quindi quello che arriva al nostro personaggio è comunque un'energia che lo ricarica. A lui poco importa, anzi, più siete stressate,
agitate, preoccupate, spaventate, più voi continuate ad inviare perché avete paura appunto che le comunicazioni si interrompano, meglio questo che nulla. Quindi poi alla fine lui si rende conto se voi ricominciate a vivere. Perché? Perché non giunge più questa vostra energia e l'anima sente questa cosa. Allora, voi siete lì e lui che cosa farà? Come regina di spade si avvicina per rivendicare che cosa? Allora, no, ma in realtà qui la regina di spade siete state voi. Sei stata proprio tu, perché cosa hai fatto? Un vampiro energetico si infilza con il solito paletto di pioppo, se non sbaglio, di frassino, non vorrei sbagliare, comunque con un paletto nel cuore, ma poi bisogna anche tagliare la testa. E abbiamo l'immagine tanto della spada insanguinata quanto poi alla fine del nostro unicorno. Quindi c'è questo elemento appuntito e c'è anche questo legame reciso. Perché se io sono legata a te e tu sei legato a me, se non riesco ad andarmene, quindi non posso far del male a me, tagliare una parte di me, eliminare una parte della mia vita o del mio essere per staccarmi, cioè io non posso fare del male a me e quindi ritorcere contro di me quella che è la tua aggressività. Anzi, in questo momento sono un po' come un massone che fuoriesce, no, dal suo circolo, chiamiamolo circolo, in fase di sonno. Quindi io ho tagliato la tua di testa e è stata una decisione netta. Non ci ho pensato due volte, quindi sto rinascendo una primavera. Poi mi fa pensare tantissimo anche a Lucy nel film, ovviamente qui la dinamica è un po' diversa, quindi mi hai contagiato ma fino a un certo punto. Poi c'è questa catena, la catena richiama tantissimo l'idea del karma, della concatenazione delle cause e degli effetti. Quindi a un certo punto che cosa ho dovuto fare? Proprio per recuperare la mia indipendenza ho dovuto recidere quel qualcosa che mi tratteneva a te. Ed eri tu, sei tu, sei tu che mi hai trattenuto. E quindi ho dovuto tagliare non la catena, ma la tua presenza nella mia vita. Non è stato semplice, perché comunque ho dovuto abbandonare qualcosa in cui avevo creduto tantissimo, il nostro 8 di coppe, non di spade. Solitamente viene rappresentato anche con un personaggio che si avvia a risalire un po', la montagna, il fiume, e lascia dietro di sé queste coppe. Quindi anche il fatto di aver effettivamente creduto, di aver trovato in te che cosa? La soluzione ai miei problemi, quella metà che mancava, la chiave rappresentata qui, perfetta per la serratura del mio cuore, ma qui più che qualcosa che mi ha donato gioia è stato qualcosa che mi ha portato affanno con questa luna, perché nell'otto di coppe abbiamo la simbologia della luna e quindi anche l'ambiguità di un orizzonte che mi presenta più possibilità. Io ne ho vista una, poi alla fine si è concretizzata l'altra. Quindi tu con i tuoi atteggiamenti, il tuo comparire e scomparire, così come le fasi lunari, altro non hai fatto se non sottrarmi energia. Qui non si vede bene, ma in queste coppe, sopra queste coppe, c'è una goccia che può sembrare anche sangue. Abbiamo proprio una gocciolina rossa di un rosso scuro, quindi che cosa abbiamo? Tu mi hai in parte dissanguata energeticamente, tant'è vero che spesso anche il narcisista viene associato all'immagine di una sorta di vampiro energetico. E io taglio la tua testa, mi riprendo il mio sangue, cioè quello che ho dato lo rivoglio indietro. Diciamo che la situazione di partenza non è proprio semplice. Non è che voi state aspettando questa persona e nel caso dovesse mai presentarsi, avete proprio l'atteggiamento di chi vuole dire: guarda qui, questo è un avvertimento, come accade nel mondo non mafioso, ti metto la testa del cavallo nel letto, cioè più che altro è la tua. Ti faccio comprendere che in questo momento non c'è alcuna volontà di ripartire. Io mi sono riappropriata della mia vita, sto di nuovo dormendo e faccio dei sogni e sogni sereni, quindi non ti permettere di riavvicinarti. Lui che farà però? Lui farà finta di nulla. Allora, in realtà, atteggiamento apparentemente illogico. Una persona che torna gioiosa, felice, convinta che voi siate lì ad attenderlo e ad attenderla.
e cercherà di indossare un po' dei panni simili a quelli che voi un tempo forse avete immaginato potessero calzare su questa persona, addosso a questa persona che evidentemente all'inizio vi ha dato questa sensazione di gioia. Abbiamo un piccolo drago, quasi a dire: se tu sei un drago grande, io sono un piccolo drago, mi faccio simile alla tua natura, voglio risvegliare in te un po' di tenerezza nei miei confronti, un po' di cura, quella cura materna che hai avuto anche nel passato. Quindi io cercherò quantomeno di distrarti da questo tuo intento. Ho capito che ti sei proprio chiusa, ho fiutato che non c'è tutta questa predisposizione, però io a questo punto, bleffando o non bleffando, cerchiamo adesso di capirlo, cerco di darti quello che io penso effettivamente tu già nel passato hai desiderato trovare in me, nella mia persona. Quindi mi avvicinerò proprio gentile, carino e soprattutto predisposto ad accettare le tue di regole. Io vengo per indossare i panni del tuo mondo, quindi non c'è ostilità da parte mia, di conseguenza se sei sul chi va là ma non te ne do modo nel presente, allora la cattiva sei tu. Per quanto poi all'atto pratico il vostro essere sul chi va là non è un qualcosa che si può definire come reazione del presente, ma è semplicemente una reazione a quello che sta, e quindi una predisposizione a quello che potrebbe nuovamente essere. D'altronde sono tutto camuffato, ricoperto di foglie e in fondo mi sto mimetizzando. Quindi io cerco di indossare i tuoi panni per mimetizzarmi nel tuo mondo e convincerti che non posso essere pericoloso perché io sono simile a te, e se io sono più piccino e tu sei più grande, per quanto io possa essere pericoloso, tu sarai sempre più forte di me. Quindi che cosa vuoi che io ti faccia? No? Un po' come la vipera che morse il collo a Zarathustra. Cosa può il veleno di una vipera con un drago? Quindi il drago che dorme. A questo punto possiamo riprendere anche l'immagine di Zarathustra svegliato dalla vipera, nella vipera pronta a dire, poi il vampiro, l'immagine quindi dei denti, del veleno, di questa dipendenza che si crea, la vipera che invita Zarathustra a considerare che il suo cammino ormai sarà breve, invece Zarathustra le ricorda che in realtà la sua funzione è stata utile, mi ha svegliato per tempo. Quindi il morso sul collo. Di conseguenza sappiate che questa persona che torna nella vostra vita verrà solo a darvi indirettamente conferma di quello che avete capito circa la sua natura. Quindi, da un certo punto di vista, sì, vi sta risvegliando per tempo, perché evidentemente voi siete proiettate verso una nuova primavera che non avreste mai preso in considerazione se ancora innamorate, prese e coinvolte da questo uomo. Ma l'atto pratico, che cosa farà e cosa vi verrà a dire, al di là del fatto che vuole riattaccare bottone come se nulla fosse perché ha bisogno della vostra energia? Il nostro matto, il nostro mago, l'abbiamo detto, atteggiamento illogico ci sta pienamente con il matto che tutto fa tranne che seguire una logica. Quindi arriverà da voi bello, stravagante, nella migliore delle versioni che lui può dare in questo momento della sua persona, e a confondervi, a fare un po' il gioco delle tre carte. Quindi verrà ad abbagliarvi. Infatti, viene con il sole, giunge con il sole e non con l'energia della luna. A questo punto cerchiamo di vedere un attimo che cosa accadrà all'atto pratico. Quindi io vengo a sedurti, vengo a convincerti, però poi all'atto pratico che cosa succede tra noi? Abbiamo la nostra regina di coppe, però gelida, glaciale, un'ambientazione molto, potremmo dire, simile ad un paesaggio della Russia. C'è anche un piccolo orsetto, quindi voi rimarrete gelide e glaciali, nonostante si tratti per l'appunto di una regina di coppe, non vi sbilancerete e non vi scoprirete, quindi non mostrerete assolutamente il fianco, ma soprattutto non vi farete corrompere circa il fatto che lui voglia e vuole farvi manifestare la vostra natura, che a volte, proprio perché siete dalla parte della ragione e non del torto, potrebbe spingervi ad avere una reazione di pancia, e di pancia il nostro drago ha tanto fuoco, no? Da tirar fuori di sé. Quindi lui vi viene anche un po' a provocare, così magari se mi attacchi, essendo io giunto da te in maniera molto pacifica, allora tu sei la cattiva, ma se tu ora sei la cattiva, io sono stato il cattivo, siamo pari, che cosa vieni a recriminarmi? Ripartiamo assieme. Cioè vi vuole fregare sulla logica, che non è una logica, è la logica di un matto, che appunto è logica. Ora,
A parte tutti questi giochi di parole, voi farete proprio il contrario, perché tutto farete tranne che manifestare quel calore, sia in quanto cura e amore materno, non c'è calore verso di te, sia come reazione di pancia nei confronti di questo tipo che vi fa venire voglia solo magari di dare quattro schiaffi. Di conseguenza, come finirà questo incontro? Che San Valentino bizzarro. Allora, voi avete da fare in realtà, io credo che voi abbiate un altro appuntamento, perché qui c'è un qualcosa di stabilito, una routine, l'ora del tè, io ho qualcosa da fare, qui abbiamo un calore ben diverso, io credo che voi abbiate già conosciuto qualcuno, stiate conoscendo qualcuno e potrebbe questo narciso tornare proprio ora nella vostra vita per rovinarvi il vero appuntamento di San Valentino, cioè proprio tempistica perfetta, sì, voi state proprio rinascendo. State rinascendo con la versione migliore di voi e quel calore che non mostrate, non mostrerete assolutamente a questo uomo, si manifesterà nella migliore delle sue versioni con la nuova persona che state conoscendo e con la quale vi state relazionando in questo momento. Quindi abbiate pazienza, preparatevi e lasciate andare questo momento chiudendo la porta, lasciandovi alle spalle tutto e non reagendo. Ma agendo, perché la reazione è pur sempre condizionata dalla volontà altrui che arriva a punzecchiare nel momento stesso in cui magari qualcuno sta pensando ad altro, quindi in fondo viene a distrarvi da quello che avreste voluto fare, da quello che dovete effettivamente fare. Invece voi, senza reagire, fate in modo che questa perturbazione non vi tocchi e voi continuate, diciamo, a seguire l'onda degli eventi che avete costruito con tanto impegno e fatica. Cioè praticamente è una di quelle scossette di terremoto che neanche viene percepita neanche da chi fa i controlli sui terremoti. Perfetto, direi che possiamo passare alla seconda variante e poi fatemi sapere se effettivamente c'è un narcisista nella vostra vita che sta ribussando la porta del vostro cuore proprio in occasione del San Valentino che si avvicina. Ora, pur cercando di lottare contro il suono della mia voce, il tono della mia voce così strano per quanto mi riguarda, non so come lo sentite voi, direi di passare alla seconda variante. E infatti, fanciulle e fanciulli, perdonatemi se a volte devo tagliarvi ancora qualche colpo di tosse. Tanto comunque non taglio le parole della stesura, anche perché non sono ancora così abile da parlare e tossire contemporaneamente, ma non lo farei. Allora, seconda variante, con chi abbiamo a che fare per la nostra seconda variante? L'amante, beh, voglio dire, cioè, innamorato, qualcosa di nuovo, no. Per questo San Valentino, la prima variante si becca il narciso, ve lo spoilero, e la seconda variante si becca comunque un amante, al che il dubbio è, ma quest'amante è amante nella misura in cui non c'è una relazione ufficiale, quindi ho un amante perché sono io impegnata, o è un amante perché lui è impegnato, alla fine scopriremo che siete impegnati entrambi, entrambe, non lo so, come siete combinati e combinate. Chi ha quest'amante, soprattutto all'inizio di una relazione clandestina con tutte le cose belle che anche una situazione del genere può portare, ma una situazione un po' così avanzata, che si sta un po' logorando, che genera preoccupazione, qui bisogna decidere qualcosa, assolutamente, ah beh, diciamo che qui potrebbe essere uno pseudo inizio, un inizio quasi, cioè... Non credo che qui si stia parlando e si sta parlando di una storia già iniziata, ma di una storia che verrà presentata a voi come una possibilità. Quindi io vengo da te a dirti che mi piaci in un modo o in un altro e soprattutto mi piaci fisicamente, soprattutto vorrei frequentarti, soprattutto vorrei entrare in contatto, quindi come comunicazione e come anche contatto fisico. Un libro aperto, pagine bianche, un qualcosa da iniziare a scrivere assieme, cioè questo trasporto, la volontà di vederti, frequentarti, raggiungerti e anche di spostarmi. Quindi qui abbiamo qualcuno che vuole dirvi qualcosa e sta decidendo a come, quando e cosa dirvi, soppesando le difficoltà, i pro e i contro di questa situazione. Però allo stesso tempo la consapevolezza è che voi a lui o a lei piacete molto. Quindi che cosa succederà all'atto pratico?
Cosa aggiungerà a voi? Chi aggiungerà a voi? Che cosa farà questa persona? Allora, la volontà è proprio di intraprendere un cammino assieme. Quindi non c'è ancora nulla. Ci incontriamo in un punto, l'evento che deve darsi, e è una persona che comunque prova un'attrazione molto forte, e questa attrazione non è solo fisica, ma da un certo punto di vista è un magnetismo anche apparentemente inspiegabile, perché noi sappiamo che la carta delle stelle parla anche di predestinazione, che cosa abbiamo questo cielo con le sue stelle, con le sue strade tracciate dall'alba dei tempi che le nostre anime stanno percorrendo, e in questo momento le due anfore che mettono in luce questo personaggio al centro, che si incontrano e da qui prendono ad andare in parallelo verso un obiettivo comune. Quindi la volontà di questa persona è di creare qualcosa insieme a voi, perché poi la carta delle stelle, non della stella, delle stelle è una carta anche di creatività. Potrebbe essere anche un punto di incontro sul lavoro, e quindi per alcuni io ho tanta stima di te, ti apprezzo tanto, mi piaci, ma non fisicamente, mi piaci per come sei, e allora io voglio approfittare di questo momento perché non mi è ben chiaro quello che provo, però per avvicinarti, approcciarti, vengo a proporti un progetto di lavoro assieme, perché c'è anche chi utilizza queste vie un po' traverse. Getto un po' di fumo negli occhi, non perché io ti voglia ingannare, perché ancora no, sono un po' timida, timido, non so che cosa dirti, vediamo se la cosa parte, se parte magari poi ha un seguito. Per altri invece è semplicemente il fatto di vengo da te, è da tanto che lo sto pensando, ti penso di giorno, ti sogno di notte, mi metto a nudo, via questo velo, ti dico la verità, la Lezzi ha questa verità svelata che si mostra nella sua bellezza e nella sua essenzialità, e quindi punti focali, queste luci nel mio cielo, tu sei una di queste stelle, voglio semplicemente dirti che mi piacerebbe. Vorrei tanto iniziare a scrivere un capitolo assieme a te. Nella nostra vita, in un modo o in un altro, troviamo questo punto di incontro, e se non è nell'oggi, come destinazione futura, perché magari nell'oggi non è che ci si può proprio sovrapporre, soprattutto se uno di voi è impegnato, se tutte e due siete impegnati. Però d'altronde le stelle, che a me in questo momento continua a balenare nella mente come parola la stella, questa carta, perché ci sarà questo personaggio centrale, e poi perché lo sguardo vede la parola in spagnolo e quindi per me è un singolare femminile, ma la carta delle stelle seguita dalla carta degli amanti, c'è proprio questo punto di incontro, la volontà così di abbracciarti, sì, la possiamo prendere anche un po' alla lontana, quindi questo braccio dietro alla schiena, ma questo braccio è voluto e questo abbraccio è ricambiato. Quindi ragazze, se a voi questa persona piace, avete già inquadrato un pochettino chi è. Nel nostro quadro abbiamo inquadrato molto bene tutta questa situazione. C'è tentazione, eh? Qui la tentazione è fortissima. Abbiamo anche il nostro piccolo serpente dietro, quella che ricorda tanto come immagine questa carta, il bacio di Klimt. E in questo bacio abbiamo Adamo ed Eva, comunque due persone che si completano e che si trovano, qualcosa che può fiorire. E allo stesso tempo la carta che non si tiene sulla nostra lavagnetta, un bellissimo re di pentacoli, quindi è proprio la volontà di iniziare anche un qualcosa che possa avere seguito. Magari questa persona non lo sa se voi siete impegnati o no, perché non è un uomo che vuole fermarsi alla relazione clandestina, cioè questo è uno che ve lo deve dire perché si deve togliere questo peso dal groppone, però poi a un certo punto cercherà anche di costruire qualcosa per il futuro. Questa persona è innamorata prima ancora che coinvolta. Cosa vuole dirvi? Cosa vuole fare? Non è semplice, perché qui il lavoro è tanto, però effettivamente lui non ha la convinzione né la certezza, bensì ha il dubbio circa la vostra risposta, perché non si comprende bene, lui non riesce a comprendere bene quanto voi siate libere o non libere, coinvolte o non coinvolte, o quanto voi effettivamente abbiate nell'oggi qualcosa a cuore che condiziona le vostre scelte, soprattutto nel sentimento. Evidentemente date quest'impressione di una persona solida, concreta, che le cose le fa, quindi non una persona che si è ormai arresa ad una routine sempre uguale a se stessa, cioè avete l'energia, il carisma di chi può sempre costruire, e costruire vuol dire anche iniziare qualcosa di nuovo. L'unica cosa è che c'è questa sorta di mistero che emana da voi.
questo caso abbiamo un personaggio molto particolare. Vediamo che cosa viene fuori dal nostro 10 di bastoni, che poi è portare questo fardello non davanti, nascondendosi, bensì dietro la schiena, come a dire: io oramai alcune cose le ho talmente capite e comprese che non mi serve più un alibi nella vita per fare delle scelte. Cioè, io non ho problemi a decidere di iniziare una storia con te se voglio, perché solitamente nel nostro 10 di bastoni abbiamo anche queste, diciamo, questi bastoni abbracciati e portati sul davanti, quasi a volersi nascondere. In questo caso invece no, io ho fatto esperienza, ho un fardello sulla schiena, lo riesco a trasportare tranquillamente e continuo a guardare la vita davanti con un orizzonte sempre aperto, nonostante io possa apparire come una persona anziana. Invece no, la vita inizia ogni singolo giorno, però ha una sorta di percezione diretta o non diretta di questa cosa. Quindi è come se lui effettivamente, nell'avvicinarvi e parlarvi, volesse e cercasse di far sparire quell'ambiguità che la vostra persona, in un modo o in un altro, continua a emanare dall'immagine che avete, da ciò che gli altri vedono. Anche perché evidentemente siete molto duttili e a volte comparite in un modo, altre vi nascondete totalmente, un po' poi come fa la luna. Quindi questo vostro sorriso che all'improvviso diventa, no, un vuoto nel cielo, solo perché state mostrando l'altra faccia del vostro carattere, una in luce e una in ombra. Questo però non vuol dire che voi siate ambigue come persone, probabilmente siete anche delle persone molto umorali. Ora, che cosa abbiamo in questo momento e che cosa accadrà? Beh, voi siete pretenziose, o quantomeno è quello che questa persona pensa di voi. Ecco perché vi sta un po' studiando a distanza. Vorrebbe che voi vi trovaste bene con lui. Qui la comodità nella favola della principessa sul pisello. E quindi vi vuole dare la possibilità un po' di sperimentare, magari passando attraverso l'amicizia, il fatto che tra di voi si possa effettivamente creare un'alchimia accettabile per voi. Perché, ripeto, emanate qualcosa di strano, cioè non ha ben chiaro come possano essere i vostri gusti. Però il nostro 6 di bastoni che cosa ci dice? Che beh, siete abbastanza ribelli, persone concrete, anche nel sentimento piuttosto ribelli, è difficile afferrarvi, siete sfuggenti, vi nascondete, però allo stesso tempo non vi negate, ecco, nascondersi o quantomeno non lasciarsi condizionare da obblighi, questo vi appartiene profondamente. Vediamo un po' come andrà a finire questa situazione, visto che da voi giungerà questo messaggero portando se stesso in carne ed ossa, come reagirete anche voi. Allora, il dubbio dell'aprirsi o chiudersi dinanzi a questa possibilità, in quella dualità che abbiamo già descritto e che vi appartiene, la vostra medaglia fatta da un lato di luce o un lato di ombra. Al momento siete piuttosto predisposte circa la diffidenza nei confronti delle persone che si avvicinano e avrete sicuramente le vostre ragioni. Con questo uomo che cosa farete? Beh, un po' vi difenderete all'inizio, diciamo che pur fiutando che questa persona arriva con delle intenzioni reali, concrete, anche dei sentimenti, non farete nulla per facilitare il suo avvicinamento, né farete nulla per facilitare questo uomo circa il fatto di dovervi parlare, e probabilmente lascerete la distanza e piccoli ostacoli proprio per comprendere la volontà da parte di lui o di lei, a seconda di chi siete voi. E quindi come andrà a finire per la nostra seconda variante, con questo personaggio che a modo suo, a sua volta, non si mostra totalmente, ma a livello di volontà e a livello di sentimento ha già preso la sua decisione, si è incamminato, vuole mettersi in gioco. Abbiamo detto che voi non farete nulla per facilitare questo suo viaggio e questa sua missione, e alla fine l'incontro avverrà, vi parlerete. Allora,
Abbiamo un recinto con i nostri unicorni, che però non sono dei veri unicorni, sono dei cavalli con questo bastone legato sulla fronte. Voi lo metterete alla prova proprio per capire se ciò che vuole mostrarvi è reale o se in realtà è di simulazione. Quindi abbiamo il nostro personaggio che giunge sul suo unicorno e la domanda è: cioè, mi stai prendendo in giro o è vero quello che stai dicendo e che stai facendo? Sei una persona genuina o sei il solito millantatore? Guarda che ne ho già smascherati e catturati tanti, quindi voi valuterete effettivamente questa persona osservandola da lontano e con molta calma. Le carte che si sono voltate sono infatti un eremita, un asso di spade, il 7 di bastoni e anche un 9 di bastoni. Quindi in questo caso, prima di manifestarvi e tirar fuori il vostro pensiero, nonché soprattutto il fuoco della vostra passione, osserverete da lontano, in quanto è da molto che attendete qualcuno, ma avete anche la capacità di essere nette, lucide e taglienti se la situazione non è la situazione giusta. Avete già di vostro superato tanti ostacoli e la vita vi ha fatto sperimentare situazioni in bilico nel passato, ma siete riuscite ad andare oltre e in questo caso, ripeto, voi ascolterete ma non vi sbilancerete subito. E questo vale soprattutto per quel magma che adesso sembra mancare, non esserci nell'atteggiamento di prima della nostra donna tutta vestita di nero che sembrava più una vedova che non una gentil fanciulla in attesa, no? Di un corteggio. Però, dentro questo vulcano, se questa persona dovesse corrispondere alle vostre aspettative, visto che aspettiamo e abbiamo delle aspettative, cosa c'è in questo vulcano? Una ruota, un asso di coppe e una bellissima regina di pentacoli. No, c'è proprio la volontà di trovare l'amore, ma qui non vogliamo né l'amante, né il corteggiatore, né l'avventura passeggera, ma in realtà qui vogliamo l'amore che possa diventare poi un futuro e un costruire assieme un futuro. Qui vogliamo solidità e concretezza. Fino a quando non ho queste certezze, io ti osservo, ma non mi mostro. Mi mostro in parte, dopodiché sì, vi mostrerete. Bene, fatemi sapere che letture particolari per questo San Valentino. Un bacio, ciao!